Ciao a tutti, questa è la seconda parte del video, la prima parte ve la lascio qui sotto nell'info box, vi lascio il link di come lavoro io a Continental. Nella prima parte vi spiego anche cosa ne penso della lavorazione, diciamo così, Continental o comunque dei vari modi di lavorare a maglia. In questo video vi faccio vedere come lavoro io a rovescio. Visto che lavoriamo con il filo nella mano sinistra, chiaramente il nostro gomitolo andrà sulla sinistra. Vi faccio rivedere io come metto il filo fra le dita per tenere una tensione corretta. Quindi lo faccio sul mignolo, lo faccio passare tra le dita della mano in questo modo e poi lo tengo così. Dunque, per lavorare a rovescio il filo va davanti al lavoro e quindi dal retro con il ferro di destra prendo dal retro la maglia, porto giù col mio indice il filo, vedete, e esco nel retro col ferro creando la nuova maglia e faccio cadere la maglia vecchia. Rifacciamo. Prendo il filo, cioè scusate, la maglia dal retro, metto giù con il dito il filo, esco nel retro e faccio cadere la maglia. Quindi 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E vado avanti a lavorare in questa maniera. Ci sono chiaramente, come dicevo anche appunto nel primo video, altri metodi per fare il rovescio, altri metodi per lavorare il dritto. Se la cosa vi interessa, scrivetemelo qui sotto, in maniera che così magari facciamo ulteriori video per approfondire tutte le tecniche per lavorare a maglia. E se il video vi è interessato, mettetemi un mi piace. Se volete iscrivervi, cliccate iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!